Al Rubens Fadini il Giulianova supera l'ultimo assalto il Matelica per 2-1 e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Un successo sofferto ma sicuramente meritato per i giallorossi, almeno per l'impegno dimostrato al cospetto dei marchigiani che non hanno regalato assolutamente nulla alla squadra guidata da Francesco Giorgini. Ora manca l'ultimo sforzo con Falso e compagni, però praticamente al sicuro. Ad assistere alla sfida fra giallorossi e biancorossi marchigiani in tribuna c'è anche il centrocampista del Pescara, Ransford Selasi. Avvio di gara in un clima finalmente primaverile. Al decimo arriva la prima emozione con una bella discesa sulla sinistra di Mariani che poi entra in area trovando la respinta di Cesselon. Il primo caldo della stagione invita i 22 in campo a dosare le forze. La squadra di casa spinge con decisione cercando però di non esporsi al contropiede ospite. Al 19° ci prova Raparo dai 20 metri dopo un servizio di Nassi, ma Passeri è attento. Ancora Giulianova al 23° con Nassi che ci abbatta però il tiro non inquadrando lo specchio della porta. Al 32° l'ex attaccante dell'Ancona molto ispirato fa tutto bene mettendo a centro area un pallone davvero invitante per De Matteis che manca però l'appuntamento con la sfera. Il finale di tempo vede ancora gli attacchi generosi e piuttosto confusi degli abruzzesi che al 39° si rivedono dalle parti dell'estremo marchigiano con un tiro al volo fuori misura di Mariani dopo un bel velo di Nassi. Si torna così negli spogliatoi sul risultato ad occhiali fra qualche mugugno del pubblico di casa. Nella ripresa al 9° Mandorino per il Matelica va vicino al vantaggio con una punizione che finisce di poco al lato dopo una deviazione della barriera. Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Skotinić con una splendida conclusione al volo, regala il vantaggio ai marchigiani. Il Giulianova accusa il colpo e cerca di reagire. Al 16° si fa vedere Esposito dalla distanza con una conclusione centrale che non crea problemi a Passeri. Il Giulianova non è in grande giornata e si vede. Al 31° il neoentrato Marozzi cerca la conclusione ad effetto, mancando però il bersaglio. E così fra diversi sbadigli si arriva alle battute finali che però regalano il meritato pareggio che si concretizza al 35° grazie ad un colpo di testa di Ferrante che su punizione di Raparo svetta di testa più in alto di tutti mettendo alle spalle di Passeri. Ma non è finita perché all'ultimo secondo Raparo fa 2-1 regalando alla squadra la tanto attesa salvezza. Pagliaccetti, tre punti all'ultimo assalto per chiudere in anticipo il discorso salvezza. Beh, in anticipo no, perché fino a quando non c'è la matematica non siamo tranquilli, mancano 4 partite penso, quindi ci sono ancora 12 punti, ancora è quasi presa la salvezza ma ancora non è sicuro, quindi dobbiamo andare avanti. Domenica abbiamo una bella partita a Pesaro, loro vengono da un momento positivo, oggi non so che cosa hanno fatto, però sicuramente incontreremo una squadra che ci darà filo da torcere. Prendi gol sempre negli ultimi minuti, diciamo che sia mancanza di concentrazione, abbiamo preso gol anche oggi su una palla inattiva, abbiamo preso il secondo gol su una, come detto, ripeto, su una punizione che doveva essere a favore nostro, una ripartenza. È qualcosa se prendi gol al 94° sbaglio, di sicuro, se no non lo prendi, però non... niente, come ho detto, quest'anno è così, dall'80° in poi riusciamo a prendere gol che non so se siano cali di tensione, colpa mia, io le colpe, ripeto, non è che adesso perché sono la colpa dei giocatori, le colpe sono sempre dell'allenatore, il primo che si deve prendere colpe se succede queste cose è l'allenatore, perché vuol dire che non sta lavorando come si deve lavorare.